Cari amici, ciao a tutti. Oggi facciamo un piatto povero. Una volta era povero, adesso non è povero più perché è una prelibatezza. La coratella. Non so a chi di voi piace, non è un piatto che piace a tutti. Ha un sapore abbastanza forte. Dunque, a modo mio però, né alla romana, alla brunella. A modo mio. Gli ingredienti: un chilo di coratella. Una bella cipolla che io ho già tagliato a pezzettini, del sale, l'olio, l'alloro. Io uso questo un po' essiccato perché ha più aroma. Questo è quello fresco, però io uso questo essiccato. Un bel bicchiere di vino seccacchione è meglio e un po' di passata, 150 grammi circa di passata di pomodoro. Dunque, una bella padella antiaderente dove andiamo a mettere subito un bel po' di olio. Deve essere bella accondita, come diceva mia nonna Assunta. Metticelo l'olio, deve essere accondita. Mettiamo la cipolla. La coratella. E una bella spolverata di sale. Non esagerate, fate in tempo aggiungerlo dopo perché poi con il vino si insaporisce. Qualche foglia d'alloro, 4-5 foglie d'alloro. E l'andiamo a mettere sul fuoco e la facciamo rosolare un pochino. Ecco, come vedete, si è rosolata bene. Si è rosolita bene bene. Adesso sfumiamo col vino bianco. Anzi, cambio fornello, lo metto a questo più forte e la lasciamo evaporare qualche minuto. Ecco qua, il vino è tutto asciugato, bello rosolato, vedete come scrocchietta? Adesso mettiamo il pomodoro e lo lasciamo andare per un quarto d'ora buono. Se volete potete metterci un po' di peperoncino e una cosa mi sono dimenticata di dirvi, prima di metterla a cucinare io l'ho tenuta un'oretta a bagno con un po' di acqua e aceto, così toglie un po' quell'odore ferroso forte. Adesso cuoce per 10 minuti 15 per meno. Sa, pure la coratella è pronta, guardate che bel sughino. Adesso ci si aggiunge un po' di peperoncino con l'olio. Adesso la coratella è pronta. È quasi ora di pranzo e noi se la andiamo a mangiare. Ciao ragazzi!